Buonasera, ben ritrovati per la seconda parte di Cuore Viola del giovedì qui adesso su canale 13 del Digitale Terrestre, ovvero TVR+, e per continuare a parlare di Fiorentina ma anche di settore giovanile con Marco Mordini, ovviamente lo faremo tra un pochino. Certo, buonasera. E che appunto vi salutiamo come risalutiamo Andrea Azzori. Buonasera. Graziano Orlandi e Simone Cola. Tra l'altro Simone Cola, accennavamo prima alla tua trasmissione radio che si chiama Tre uomini e un pallone. Su il canale è Radio Canale 7, lo diciamo, ed è sul 710 del Digitale Terrestre. Ecco. Tre uomini e un pallone e trasmissione radio, ovviamente si parla di calcio. Diciamo in maniera... Sì, diciamo che nasce dal mio, ho un sito che ho creato, gestisco da solo, che si chiama Un uomo nel pallone, e da lì diciamo l'idea era nata con due amici che avevano voglia di provare a fare un progetto radio, e siccome il mio sito si parla di storia, soprattutto del calcio a livello generale, all'inizio l'idea era quella, poi si è mescolata comunque con l'attualità e abbiamo, senza tradire l'origine del web, quindi abbiamo molti ospiti che spesso e volentieri sono altri blogger, siti, scrittori, così si parla del calcio diciamo a 360 gradi. Senso lato proprio. Sì, si cerca di parlare di tutto, insomma, dalla storia all'attualità, libri, si fanno recensioni, si cerca di fare un po' un calcio romantico parlato, si cerca, insomma, nel nostro piccolo, perché insomma sono degli esordienti. Però sta piacendo abbastanza, siamo contenti di questo, anche il mio sito è abbastanza seguito, quindi comunque insomma per quel piccolo, naturalmente sempre tenendo presenti le aspettative insomma che uno può avere, perché noi non è che ci si aspettava di fare chissà che cosa. Invece no, un progetto sicuramente interessante, il titolo viene dalla parafrasi del film all'inizio diciamo che l'idea mia era di ispirarmi all'allenatore nel pallone di Lino Banfi, poi un giorno un ragazzo che leggeva il mio sito mi disse: ah, uomo nel pallone perché vuoi raccontare l'uomo che sta dietro il calciatore, e io gli dissi sì è quello il motivo, ma in realtà l'idea originale era di una parafrasi del film famoso con Lino Banfi, insomma. Ecco. Comunque a dicembre siamo stati anche in Media Parte. Poi c'è Tre uomini in una gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo, sì. Invece in questo caso l'allenatore del pallone, insomma, viene alla fine Tre uomini e un pallone. Tre uomini e un pallone, era un po' l'idea tipo Tre uomini e un bebè, quel famoso film degli anni 80. Poi c'era anche quello, sì. Si era pensato a noi tre con un pallone, una cosa così, insomma, via. È una cosa molto... Si cercava di essere simpatici, ecco. Bene. Allora, qui intanto continuano ad arrivare messaggi. Fanno bene a difendere Della Valle, con loro si è vinto troppo. Ovviamente sono ironici. Mordini e Gobbi sono quelli che difendono i vinci mai, perché loro sono contenti di arrivare sempre dopo la Juve. Insomma, sono insomma, pungenti sotto questo punto di vista. Gli sms che mandano questi telespettatori. Dite che dobbiamo tentare di arrivare almeno terzi, ditemi però chi fra Napoli, Juve e Inter dovrebbe piazzarsi dopo di noi, chiede Maria. Non è facile. L'Inter. Potrebbe anche piazzarsi dietro di noi. Però c'è la Roma che torna su, che ha detto Marco Spalletti. È sempre un problema, eh? Ma se non rifacciamo uno zoccolo duro agli italiani non si vince niente, dice Claudio di Pienza Viola. Su questo sono d'accordo, secondo me qualche giovane, tipo ad esempio a me è un giocatore che mi piace moltissimo e che credo sarebbe arrivabile, Tonelli dell'Empoli. Secondo me con 10 milioni, ora non lo so. Forse però... c'è anche già qualche altra squadra su questo giocatore. L'Empoli di sicuro. L'Empoli aveva venduto tutta la rosa. Saporara, Tonelli, tanto l'Empoli lo fa. Ma poi... è il suo destino. Certo. Altra battuta, ma è vero che Della Valle mettono solo camicie a maniche corte anche in inverno perché hanno il braccino corto? Vabbè, questa siamo forti. Si sbizzarriscono su questo. No, noi fiorentini siamo. E poi ancora, quando si prendono giocatori come Tino Costa che non gioca nemmeno nel Genoa, vuol dire che non si vuol provare a fare il salto. E Della Valle sono contenti quando la Fiorentina naviga a metà classifica. Così nessuno gli chiede di spendere per rinforzare la rosa. Secondo me a loro dispiace che andiamo bene, dice Gianluca da Grosseto, molto malizioso. E poi ancora Della Valle, presidente Simma dell'Ancona e della Maceratese. Vabbè, ovviamente perché marchigiani. C'è il telefono che squilla, sentiamo se a voce ci dicono qualcosa di un po' più costruttivo. Pronto?
Antonio. Antonio, buonasera. Ci dica. Allora, io volevo dire una cosa. La Fiorentina non ha i dirigenti capaci del calciomercato, perché quando si spendeva, io faccio un esempio, la Juventus prima di prendere Marotta aveva Secco come si chiamava, erano arrivati a un passivo di 100 milioni di euro. Hanno preso Marotta e Paratici, due dirigenti con la D maiuscola, e adesso sono i padroni, da 5 anni che sono padroni del mercato, del campionato. Ecco, se non ci si ha dei dirigenti capaci, è inutile spendere, perché l'Inter spende, ha speso 90 milioni di euro e è alla pari nostra. Se non si ha dei dirigenti capaci, è inutile dire di spendere. E la Fiorentina, se non rimette almeno 4-5 italiani, aveva ragione lo spettatore che ha telefonato prima da Grosseto, se non metti di fare lo zoccolo duro di italiani, specialmente toscani, che giocano l'anima, sì. È inutile riuscire. Io comunque al Mordini gli dico che su Capezzi ho una grossa fiducia, su Fassi ne ho di meno. Insomma, c'è i carpi dietro ora. Ad alte sfere. C'è i carpi dietro ora su Fassi. Grazie Antonio, grazie per aver chiamato. Sì, certo, ha fatto l'esempio della Juve, Marotta. Lo stadio suo. Che comunque gli fa anche delle belle entrate, no? Sì, poi la Juve, diciamo che a un punto di vista del mercato probabilmente è avvantaggiata anche sotto vari aspetti, perché insomma è una società di prestigio, è più facile che i giocatori comunque siano attratti, vanno alla Juventus, e poi in qualche modo ha un potere condizionante sotto vari aspetti, per cui non è facile sicuramente per altre società fare mercato, insomma, quindi sono società così. Sicuramente che hanno possibilità di movimento sicuramente superiore di altre, questo insomma credo sia innegabile. Ma poi arrivare in Champions League e fare anche una Champions come ha fatto la Juve, che ti portano a fine anno una finale di Champions con la Juve, sono 100-130 milioni, non so quanti sono, quindi poi ti permette di entrare in un giro e in una serie di cose che poi dopo il mercato è automatico. Te guarda anche in Milan, eppure il Milan sarà una squadra prestigiosa, però negli ultimi anni senza Coppa il Milan ha difficoltà, ha speso quest'anno queste cifre folle, non sa da dove siamo venuti, perché sennò il Milan ha sempre avuto difficoltà. Le coppe sono fondamentali e ti dico che una società come la Fiorentina, un anno di Champions farebbe tantissimo, ti servirebbe per entrare, per poter provare poi davvero a vincere un Europa League o qualcosa. Se non provi ora che sei lì, quello. Ti manca il prestigio, che magari fa bene voglia anche a un giocatore di venire. Ma sì, se il prestigio. Le fai. Certo, fare l'Europa League, anche se l'Europa League negli ultimi due anni è salito il livello, però giocare alla Champions è già la Champions. Anche soltanto gironi. Oppure, certo, qui ci scrivono di Tonelli, il signore ha detto 10 milioni per Tonelli si potrebbe prendere, ma non sa che con 10 milioni vinci mai, ci tirano avanti i prossimi 50 anni, vabbè, sempre le solite, ora vabbè, ovviamente, che poi lo stesso telespettatore, penso di prima, molte delle battute su Della Valle provengono dallo stesso numero di telefono, quindi, però c'è qualcosa da parte Della Valle, perché appena la Fiorentina va male, buona parte della piazza si rigira contro Della Valle, quindi anche loro hanno fatto qualcosa per non far innamorare veramente noi fiorentini dall'inizio, cioè, dall'inizio, capite che ti devo dire, se appena c'è qualcosa che non va subito escano fuori di attaccare, che alla fine poi non sono quei 10 o 20, infatti è 3 punti dalla prima in classifica, vuol dire questo, non sono, secondo me non sono solo quei 10 o 20 che hanno testato fuori allo stadio, c'è anche un altro numero, secondo me non tanto ridotto, di persone che Della Valle non li amo, cioè nel senso non si fanno voler bene, poi loro faranno i piedi. Volevo sapere anche rapidamente sulla questione Rossi che cosa ne pensate, perché il Genoa da una parte sembra intenzionato a stringere i tempi e sul piatto avrebbe messo 8 milioni come clausola
come clausola, diciamo come diritto di riscatto di un eventuale prestito. La Fiorentina forse mi sembra di aver sentito che ne vorrebbe almeno 10, però non so se il problema è una questione di cifra oppure non soltanto, perché insomma Rossi ora è chiaro che non è in questo momento non è il Rossi migliore, ma non è un giocatore qualsiasi. Appunto, no, bisogna sperare che lui vuole andare via con il diritto di riscatto, non solo prestito normale. Anche perché si può sentire partecipe di tutta la squadra dove vorrà andare, lì qualcosa si è rotto, credo non sia più recuperabile con Sousa, almeno se non cambia qualcosa all'ultimo momento, secondo me fa bene ad andare via, almeno vediamo finalmente quello che fa Rossi negli ultimi 5 mesi. Ma però... con un prestito oppure con un prestito sempre oppure anche concedendo un diritto di riscatto non troppo elevato, perché il problema è che mi sembra lui abbia un contratto di scadenza nel 2017, sì, quindi sì. Se poi non si ricompone, diciamo, non prolunga a Firenze il prossimo anno. Sì, però prenderlo un prestito è un po' troppo, è una soluzione troppo facile per chi lo prende, nel senso lo prendi, lo vedi, se è buono lo prendi a poco, comunque, perché se Rossi gioca bene non vale 10 milioni, se non è buono lo rimandi a casa, troppo semplice, secondo me se ci crede una società dovrebbe comprarlo subito, oppure prendere un prestito secco, perché se è buono dopo si ragiona sulle cifre, perché anche a Fiorentina non è mica che può dare un giocatore e dire oh, vedi, se ti piace ce lo paghi poco, se no ce lo rimani. Ma voi pensate che per questo campionato non possa essere utile la Fiorentina, posto il fatto che lui insomma ovviamente vuole più spazio, se non lo può trovare qui, come dicevano prima anche gli altri ospiti, arretrando Borca Valero potrebbe effettivamente essere inserito, anche se Mancino un po' come Ilicic, quindi magari sulla tre quarti potrebbe un attimino, però secondo me sì, c'è qualcosa essere... non quadra, perché Sousa lo vede in allenamento tutti i giorni, se non lo fa giocare sono convinto che lui ha visto un qualcosa e non è, magari c'ha paura di farsi Rossi, male, non è più i Rossi di prima, se no sarebbe un pazzo Sousa a non farlo giocare, secondo me. Poi non so che ne pensate voi. No, diciamo che nei pochi, diciamo così, le occasioni in cui ha giocato, è chiaro che di vedere il Rossi di 2 anni fa, che con quella media gol era penso impensabile, almeno subito, in alcune occasioni ha dato segnali di... di crescita. Io ricordo alcuni episodi, il passaggio a Verona, l'assist a Verona, cioè i colpi ce li ha, questo si vede. E in altre occasioni magari tutta la squadra però non ha girato molto bene, no, contro il Lech Poznań, tra l'altro lui ha segnato contro il Sassuolo, alcune, però non mi è sembrato che lui fosse le partite andate male per la Fiorentina con cui lui ha giocato fosse del merito particolare, la squadra che è a Reggio Emilia di Sassuolo è partito titolare e non ha mai inciso al primo minuto. Quello sì, ci forse sono quella è stata la partita più quella peggiore, però peggiore, sì. A piccoli gradi, insomma, sicuramente il sabato scorso ha dato una buona impressione di entrare subito in partita, sì, ecco, perlomeno tenere presente tutto quello che ha passato questo povero ragazzo della carriera, perché si sta parlando di uno dei giocatori più forti che poteva e ha avuto tantissimi infortuni, insomma, magari anche moralmente non è facile ritrovare quello sprint. Via. Poi dopo vorrei parlare, ora c'è la pubblicità, dopo vorrei parlare di un altro problema, il portiere. Certo, vabbè, è un problema sollevato da molti, non è il primo, non sei il primo sapeva, che, no? Che lo solleva. Allora, linea alla regia tra poco. Ragazzi, ma che secondo me è un altro problema